siamo a Sanremo. In diretta da Sanremo a Radio Bruno abbiamo per la sezione giovani Enrico Nigiotti, benvenuto. Grazie a voi. Allora, quest'anno Carlo Conti dà priorità ai giovani, quindi si esibiranno per primi, non più dopo la mezzanotte, l'una, quindi grande visibilità. Io credo che sia davvero una bella occasione. Sì, è sicuramente un'occasione in più, perché già la sera a Sanremo è una bellissima occasione, è una bellissima opportunità, però esibirsi in prima serata riesce a prendere insomma l'ascolto maggiore, un pubblico maggiore, quindi siamo ancora più fortunati. Parliamo della tua canzone, molto orecchiabile, tu insomma hai questa speranza che sia anche tanto radiofonica, tanto trasmessa. Sì, questo aspetta a voi però. A noi piace. Perfetto. Allora, vogliamo parlarne, non so, sì, visto no, che sei anche cantautore, hai collaborato con Brando che ha curato questo pezzo, come è sì, nata questa collaborazione? Brando ha proprio, è il mio produttore del mio album che uscirà il 12 febbraio e si chiama come il pezzo, prendere il nome dal pezzo, qualcosa da decidere. E è stata un'esperienza bellissima che penso continuerà perché tuttora è il mio produttore. E qualcosa da decidere è un pezzo immediato, moderno, molto orecchiabile e molto radiofonico, quindi spero che voi radio lo mettiate molto spesso, insomma. E gli altri pezzi invece dell'album come sono? No, sono un po' tutti molto immediati, molto moderni, ovviamente poi ci sono pezzi che sono ballad, ci sono pezzi un pochino più veloci, più rock. È un bell'album, poi mi ha dato modo di sfociare anche un po' di più con la chitarra, di poter fare un bel po' di schitarrate, dato che sono chitarrista, quindi sono molto contento di questo album. Senti, toglici una curiosità, Carlo Conti con voi com'è? Tipo paterno, vi dà dei consigli, vi aiuta? No, è simpaticissimo. Poi sai, col fatto che è toscano, è l'unica persona al festival che mi capisce quando parlo, cioè è l'unica, quindi non mi devo ripetere. No, è perfetto, lui è fantastico. Davvero, è veramente simpatico, si vede che anche lui ci ha messo, secondo me, molto a nostro agio, perché ce lo fa sembrare come una cosa come deve essere, una bellissima occasione ma una cosa divertente, non deve essere vista come, oddio, come il Titanic, cioè. Come ti stai preparando? Prima di salire su quel palco pensi a qualcosa, ti ritiri con te stesso, ripassi il testo della canzone, che succede? Ma bevo un sacco di Ceres, no, non è vero. No. Lo dico sempre perché mi stanno prendendo tutti in giro, quelli che mi seguono mi stanno molto alle calcagna, cercano di tenermi rigare dritto. No, sono a parte di scherzi, sono molto concentrato e sono molto carico, ecco, non sto scalpitando perché ancora non sappiamo quando bisogna esibirci e io non vedo l'ora, ecco. Allora, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi l'invito. Puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Saluto tutti gli amici di Radio Bruno, sono Enrico Nigiotti.